Omicidio di Vasto. Ieri funerali di Italo De Lisa, il 22enne originario di Roccavivara, assassinato per vendetta da Fabio Di Lello. Anche il vescovo e Bregantini si è espresso sulla vicenda. Basta odio e nessuno resti più solo. Inquinamento Venafro. Ancora non si spegne in città l'eco dell'incontro tenutosi lo scorso venerdì presso la sala parrocchiale Don Orione, organizzato dalle Mamme per la Salute. Grave pericolosità per l'ambiente nella nostra area. Economia italiana. Il 2017 non è iniziato di certo in maniera florida per l'Italia a causa maltempo e terremoto, fattori che hanno inciso di certo in maniera negativa sulla società, ma anche sull'economia, dati preoccupanti anche in regione. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di Molise TV. Lo avete sentito anche dai titoli. In apertura continuiamo a parlare dell'omicidio di Vasto. Si sono svolti ieri infatti i funerali di Italo De Lisa, il 22enne, assassinato da Fabio Di Lello. Il dolore ha colpito tutto il Molise e lancia un appello anche il vescovo Giancarlo Bregantini. Afferma basta odio e nessuno resti più solo. Ma sentiamo i dettagli nel servizio. Una tragedia che ha distrutto ben tre famiglie e che racchiude parole di perdono e vendetta. Sono centinaia le persone che hanno partecipato a Vasto nella chiesa del Sabato Santo ai funerali di Italo De Lisa. Il 22enne è ucciso a colpi di pistola mercoledì scorso davanti al drink bar, accusato dell'omicidio Fabio Di Lello. Una vendetta dopo che De Lisa nel luglio del 2016 aveva ucciso, investendola con la macchina, Roberta Samir Giassi, moglie di Di Lello. Sulla questione anche il vescovo Monsignor Bregantini è intervenuto dicendo: la tragedia di Vasto ci interpella tutti da vicino, a diversi livelli, perché veder soffrire è una delle esperienze in cui spesso ci si imbatte in un sentimento di impotenza. Non basta prodigarsi con le parole, specie quando ci si sta accanto, ha il cuore spezzato e non si trova più pace. Come uscire dalla notte oscura? Come fare affinché l'altro non resti chiuso nel proprio dramma? Sono veramente domande più grandi di noi, perché siamo tutti ben consapevoli che non esiste un metodo uguale per ciascuno. I problemi aumentano, poi se restiamo dentro i tristi meccanismi, come il rancore, la vendetta, la disperazione, la giustizia fai da te, facili, immediati, ma che vanno combattuti. Se questo però non avviene, ecco che succede questo. Abbiamo visto il verificarsi a Vasto proprio di recente. Ha coinvolto famiglie originarie del Molise, per cui la tragedia ci ha toccato ancor più dall'interno e tanto mi ha fatto riflettere sul piano educativo e sociale. Un terribile omicidio avvenuto da parte di un marito nei confronti di quel ragazzo che gli uccise la moglie la scorsa estate, buttandola dal mortorio, un incontro inaspettato. È umanamente qualcosa di troppo amaro, che può arrivare a lesionare la mente, a lasciare tutte le parti del cuore fino a soffocarle. L'impatto con il vuoto porta sempre con sé conseguenze disastrose, ma dobbiamo essere pronti, continua il vescovo, nella vita ad affrontarlo, non usando armi, ma con una delle parti più preziose e silenziose e costanze di chi ci ama dall'altra, con quello che Dio ci ha dato per farcela, anche quando tutto sembra travolto dall'impossibile e dal non ritorno. E passiamo alla cronaca di Isernia. Si è svolto un furto in una palazzina in pieno giorno. Infatti il colpo di manuale è stato effettuato al secondo piano di una palazzina in via Saragat. Tuttavia, nonostante i proprietari dell'appartamento abbiano sorpreso i ladri in casa, non sono riusciti ad entrare perché i ladri avevano bloccato l'ingresso con un divano. Insomma, ladri dentro casa e proprietari fuori alla porta. I malviventi, dopo aver rubato una cassaforte, sono riusciti a scappare dal balcone calandosi attraverso i tubi del gas. E ancora cronaca, una quarantenne di Agnone è stata denunciata dai carabinieri anch'essa per furto aggravato avvenuto all'interno del pronto soccorso dell'ospedale civile agnonese ai danni di una 25enne. Secondo quanto accertato dai militari, l'autrice del furto, approfittando di un momento di distrazione della vittima che si era recata all'ospedale a causa di un malore, vi aveva sottratto la borsa contenente dentro denaro e il bancomat. Tuttavia, attraverso le immagini riprese del sistema di videosorveglianza del bancomat, appunto, gli uomini della Benemerita sono riusciti ad identificare la donna e recuperare la refurtiva. Nel fine settimana, inoltre, i controlli straordinari da parte dei carabinieri sono stati sviluppati in tutto il territorio altomolisano. Nel corso delle operazioni sono state contestate 8 violazioni alle norme del codice della strada, ritirate 2 patenti di guida ed eseguiti numerosi alcol test.
E torniamo a parlare anche oggi della situazione dell'inquinamento a Venafro perché le proteste continuano. Infatti l'Associazione delle Mamme per la Salute non mollano la presa e incalzano le istituzioni. Ma sentiamo nel dettaglio. Inquinamento a Venafro e le mamme per la salute non mollano la presa e incalzano le istituzioni dopo l'ultima riunione svoltasi nella parrocchia di Don Orione di Isernia. Grave pericolosità per l'ambiente nella nostra area, lo diciamo da 12 anni, ma nessuno ci ascolta come si deve. Con queste parole l'Associazione Mamme per la Salute di Venafro non demordono, incalzano le istituzioni locali, tutte provinciali, regionali e nazionali, per mettere in campo azioni concrete per affrontare un'emergenza. Emergenza che ormai miete vittime e tocca molto da vicino tutte le popolazioni che ruotano nella Valle del Volturno e nell'area venafrana. Anna Gilberti e Gianna Scarabeo, punto per punto, hanno presentato la loro battaglia che va avanti da oltre un decennio. È scandaloso, ha detto tra l'altro Anna Gilberti, che da oggi solo il comune di Venafro ha presentato le osservazioni al piano dell'aria. C'è il tempo fino al prossimo 13 febbraio e si può ancora rimediare. Sul registro dei tumori, aggiunge, è stato istituito nel 2014, ma dopo 3 anni ancora non conosciamo i dati. Abbiamo preparato una lettera da inviare al presidente della giunta regionale e ai nostri rappresentanti regionali per sapere se il registro operativo e se tutte le procedure di legge siano state veramente rispettate. Del resto occorrerà attendere 10 anni prima di poter avere un dato significativo. Tuttavia l'Associazione Mamme per la Salute poi hanno parlato del comune di Pozzilli che non manifesta mai dissenso. La ONLUS Venafrana, che nei giorni scorsi aveva chiesto a tutte le amministrazioni di produrre azioni concrete, soprattutto dopo le vicende del mese appena trascorso, hanno potuto registrare per il piano dell'aria solo azioni dirette dal comune di Venafro. E sarà sottoscritta nei prossimi giorni una convenzione tra l'ACEM e del Servizio di Protezione Civile della Regione Molise per la fornitura ai propri associati in forma gratuita dei dati meteoidropluviometrici occorrenti per le pratiche di cassa integrazione guadagni ordinaria di edilizia dovuta ad interventi meteorologici. Ciò a seguito delle ultime normative, a corredo delle istanze di CIGO si è reso necessario allargare i bollettini meteorologici, i quali hanno un costo che va a gravare sulle imprese che ne facciano richiesta. Una volta sottoscritta la convenzione, infatti, le imprese associate all'ACEM potranno rivolgersi direttamente all'associazione ed ottenere gratuitamente dei bollettini. Siamo sempre al fianco delle imprese molisane, ha dichiarato così il presidente dell'ACEM, Corrado Di Niro. Ed è ufficiale, Funivie Molise non gestirà più l'impianto sciistico di Monte Capraro a Capracotta. Lo ha stabilito la Regione Molise che ha cancellato la norma sull'affidamento, una scelta che preoccupa tuttavia gli amministratori del centro Alto Molisano, timori legati al futuro dell'impianto. Per questo viene lanciato anche un appello ai privati affinché investino nella struttura. Una norma purtroppo attesa, spiega anche il sindaco Paglione, rientrante nella razionalizzazione della pubblica amministrazione e della società partecipate. E parliamo adesso di economia, ennesimo anno di stasi per l'Italia, che non inizia di certo con il piede giusto, causa terremoto e maltempo. Anche in regione stessa situazione, ma sentiamo, ce ne parla la collega Angelica Calabrese. Il 2017 non è iniziato di certo in maniera florida per l'Italia, causa maltempo e terremoto, fattori che hanno inciso di certo in maniera negativa sulla società, ma anche sull'economia. Si parla di un periodo di transizione, di un limbo i cui colori ancora non sono molto definiti. Secondo studi specifici, infatti, per l'economia italiana sarà un 2017 dai connotati poco esaltanti. L'eredità dell'anno precedente registra segnali positivi ridotti al lumicino e soprattutto precari, privi di quella solidità tale da garantire ripresa e stabilità a un sistema che presenta numerosi campanelli d'allarme, a iniziare dalle banche. Il 2017 sarà soprattutto un anno che l'Italia giocherà in attesa, dallo sviluppo della Brexit alle politiche economiche di Donald Trump, passando per la direzione che assumerà la BCE, dal ruolo dell'Europa sulle banche e conti pubblici alle delicatissime elezioni europee in paesi chiave, passando per il ruolo predominante che
che gli attori stranieri eserciteranno su molte aziende italiane. La sfida per l'economia italiana passa proprio dalla declinazione di questa attesa. E di attesa si continuerà a parlare anche per quanto riguarda le politiche giovanili e il reintegro di molti ex dipendenti che a causa della crisi precedente hanno perso la loro occupazione. L'ennesimo anno di stasi, dunque, in cui si continueranno a fare domande e tarderanno probabilmente risposte concrete, che al momento mancano del tutto. Si spera in una ripresa entro la prima parte dell'anno. Ci spostiamo adesso a Campobasso, precisamente al comune di Campobasso, perché il risultato è già eccellente, ma l'obiettivo del comune è fare ancora di più. Infatti dal 2015 ad oggi sono all'incirca 1500 i cittadini di Campobasso che in sede di rinnovo della carta d'identità hanno espresso il proprio consenso alla donazione degli organi, un progetto, una scelta in comune, attraverso il presso dei servizi demografici del comune di Campobasso. Doveroso anche il ringraziamento per questa situazione al dottor De Marco, dirigente del settore, al dottor Piacentino Salati, che hanno reso possibile la realizzazione del progetto. Un grazie naturalmente anche al personale addetto al rilascio della carta d'identità, ha affermato anche il sindaco Battista, che con delicatezza e competenza ha informato l'utenza mettendola in condizione di fare una scelta consapevole. E sempre a Campobasso, sempre il comune di Campobasso, progetto alternanza scuola-lavoro, una collaborazione collaudata che ormai dura da ben 3 anni, quella tra il comune e gli istituti superiori delle città, che permette agli studenti delle ultime classi di affiancarsi al mondo del lavoro. I ragazzi, infatti, attraverso un'attività di tutoraggio offerta dai dipendenti, cominciano ad inserirsi pian piano e a lavorare negli uffici di Palazzo San Giorgio, mettendo in pratica quanto studiato a scuola o semplicemente provando a fare una nuova esperienza. Entusiasti della settimana appena conclusa nel settore urbanistica, i 9 ragazzi del Pertini. Dopo l'esperienza di queste 3 classi, infatti, del Pertini, il progetto andrà avanti e il comune aprirà le porte ad altri 100 ragazzi che arriveranno, oltre che dal Pertini, dal liceo classico Mario Pagano e dal Galanti e dall'istituto Marconi. E torniamo a parlare come sempre di lavoro, e con la previsione di un camere Molise che ha previsto per il trimestre di gennaio, ce ne parla del marzo 2017, ci sono ben 2.890 nuove assunzioni, ma sentiamo nel dettaglio il servizio. Nello scenario attuale, con la disoccupazione alle stelle, sentir parlare di quasi 3.000 nuove assunzioni in Molise nel solo trimestre gennaio-marzo 2017 pare una chimera. Eppure, i dati di Unioncamere fanno ben sperare. Le aziende molisane prevedono di assumere 2.890 persone, di cui circa il 44% saranno assunzioni di dipendenti, il 20% contratti di somministrazione ed il resto collaborazione a progetto e altre modalità di lavoro dipendente. Sempre nello stesso periodo, i lavoratori in uscita per scadenza di contratti, pensionamento o altri motivi dovrebbero essere 2.140, per un saldo tra entrate e uscite positivo e pari a 740 lavoratori in più. E quanto emerge dall'analisi del sistema informativo Excelsior sulla base dei programmi occupazionali forniti dalle imprese italiane dell'industria e dei servizi. Concentrandoci solo sulle assunzioni dirette di lavoratori dipendenti, che potrebbero riguardare circa 1.260 lavoratori, nel 51% dei casi dovrebbero trattarsi di assunzioni con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel 49% saranno a termine. Diversi profili professionali che saranno impiegati nel primo trimestre 2017. Secondo lo studio di Unioncamere Molise, il livello di istruzione maggiormente richiesto per le assunzioni previste in questo periodo è quello della scuola superiore, con il quasi 50% del totale. La quota dei laureati raggiunge il 12%, un punto in più delle qualifiche professionali. Per il restante 27,5% delle assunzioni non è stata indicata alcuna formazione specifica. Che sia un segnale di ripresa lo sperano in tanti, sia giovani sia meno giovani, che negli ultimi anni purtroppo hanno perso il proprio lavoro. E ci spostiamo adesso al comune di Petrellati Fernina, perché l'amministrazione comunale del sindaco Amoroso, nella riorganizzazione degli uffici comunali, ha destinato 2 locali al piano terra alla sede municipale come sportello al cittadino, aperto tutti i mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Oltre ai servizi sociali già erogati tramite il piano sociale di zona Campobasso, il cittadino adesso potrà usufruire di una serie di servizi assistenziali grazie all'ausilio di volontari del Servizio Civile Nazionale, che svolgono assistenza ai disabili, minori ed anziani.
Rafforzare e promuovere il territorio, questo è l'obiettivo di Federtartufi Molise Concommercio, la più grande associazione degli operatori economici del settore, che si è appena costituita nei giorni scorsi a Campobasso, un organismo che raccoglie la maggior parte delle imprese di trasformazione e di commercializzazione del prodotto, che riveste sempre più importanza per la promozione del territorio e della sua enogastronomia. La prima volta, come commenta così il presidente di Confcommercio Paolo Spini, gli imprenditori del settore si sono seduti intorno ad un unico tavolo, dimostrando una crescita per la loro cultura d'impresa. E torniamo a parlare del bilancio regionale, approvato pochi giorni fa. Infatti sentiamo il consigliere regionale delega alla cultura, Nico Ioffredi, cosa dice. I documenti economici e finanziari approvati giorni fa in Consiglio regionale hanno destato dei rumors, ma la maggioranza resta fiera del suo operato. Fa il proprio mestiere, evidentemente c'è qualcuno che ama cavalcare le onde di malcontento. Sappiamo tutti che i bilanci di questa regione sono stati improntati al risanamento e stiamo andando avanti in questa direzione. E abbiamo tutti i feedback positivi sotto il punto di vista dell'approvazione del bilancio, dell'attendibilità, della sanezza del nostro bilancio. Andiamo avanti così e siamo sicuri che i risultati arriveranno, sia grazie all'intervento dello Stato che ci sta supportando, sia delle altre regioni che ci hanno dato una mano. Abbiamo l'area di crisi complessa, l'area di crisi non complessa. Stanno scattando una serie di misure che porteranno il principale obiettivo, che è quello dell'occupazione, a valori diversi da quelli che siamo abituati. E parliamo adesso dell'arte teatrale perché proseguono gli appuntamenti delle stagioni teatrali del Molise. Questa sera alle ore 21 andrà in scena all'Auditorium Unità di Isernia, Miseria e Nobiltà, dal testo di Edoardo Scarpetta, Centro di Produzione Teatrale Elsinore. Dopo un grande successo di pubblico e critica, Miseria e Nobiltà arriva al Teatro Auditorium, una delle numerose tappe della lunga tournée italiana. Altro spettacolo da non perdere, quello del 7 febbraio alle ore 21, invece al Teatro Savoia di Campobasso, dal titolo Marco Polo di Matteo Patavino, tratto dalle città invisibili di Italo Calvino, con Marco Caldoro, Giorgio Careccia, Donato Arcano e Michela Ronci. E adesso parliamo di una buona notizia che arriva dalla AS Molise. Infatti, metti un molisano nella terra del nebbiolo e ne viene fuori un nuovo successo per la delegazione nazionale regionale dell'Associazione Italiana Sommelier Molise. Infatti, un nuovo successo che ha un nome e cognome, quello di Carlo Pagano, già terzo miglior sommelier d'Italia nell'ultimo concorso Trento DOC e vincitore sabato 4 febbraio al Palazzo della Luce di Torino, della 12ª edizione del Nebbiolo Master 2017, il concorso organizzato dall'Associazione Italiana Sommelier del Piemonte in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier. La vittoria è l'ennesima dimostrazione della preparazione di Carlo Pagano, ma è anche un motivo di grande soddisfazione per il lavoro di aggiornamento e studio e ricerca che l'Associazione Italiana Sommelier Delegazione del Molise compie da anni. E con questo è veramente tutto. L'ultimo appuntamento con l'informazione di Molise TV termina qui. Io vi ringrazio per averci seguito, vi lascio alle notizie del meteo e vi auguro una buona notte. Arrivederci. Il meteo è offerto da. Signora, dico a lei. Ha consegne, assegni, spendi e risparmi di Molise TV? Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere.
Previsioni meteo per la giornata di lunedì 6 febbraio. Un'area di bassa pressione interessa le nostre regioni meridionali. Il vortice darà luogo alla presenza di nuvolosità irregolari tra Puglia, Basilicata e Molise, interessate anche da precipitazioni sparse e localmente temporalesche, temperature senza particolari variazioni nei valori minimi in diminuzione e nei massimi, sui valori più consoni alle medie stagionali. Ma guardiamo insieme le temperature nei dettagli. Campobasso la minima 6, la massima 5. Isernia la minima 5, la massima 5. Termoli la minima 11, la massima 13. Il meteo è stato offerto da... Signora, dico a lei, ha consegne, assegni, spendi e risparmi di Molise TV? Corri a fare la spesa, spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere.